Un'attività molto intensa del 2016, ma un'attività ancora più significativa nella strategia e nel piano di azione che è stato programmato per gli anni 2017-2020. Abbiamo presentato presso l'assessorato regionale all'agricoltura e pesca i risultati di un anno molto ricco di attività, ricco di progetti che hanno guardato soprattutto alla possibilità di realizzare innovazione, ricerca, ricerca di nuovi mercati. In queste attività sono state coinvolte oltre 100 aziende che hanno partecipato a vario titolo, a progetti, missioni, attività di formazione, quindi un distretto dinamico. Ecco, vorrei definire questo distretto come un soggetto dinamico che è sul mercato, sui mercati nazionali e internazionali e che ha l'ambizione di portare queste imprese, le imprese della filiera ittica siciliana, a fare un salto di qualità. Qual è la strategia 2017-2020 del distretto produttivo della pesca e crescita blu? È una strategia che guarda soprattutto alle nuove frontiere della blue economy, all'economia circolare, alla bioeconomy e quindi a un'economia fatta di economia reale, alla riscoperta dei valori tradizionali, alla riscoperta di ciò che è semplice, alla riscoperta delle piccole cose, è da lì che bisogna partire, bisogna ripartire. Naturalmente i grandi limiti che abbiamo davanti, quelli di carattere strutturale, infrastrutturale, i grandi limiti che abbiamo per via delle distanze che sono sempre più grandi fra la Sicilia e il mondo. Quindi bisogna rimettere la Sicilia al centro, bisogna rimettere anche, se mi permettete, e non è campanilismo, bisogna rimettere Mazara del Vallo al centro del sistema pesca mediterraneo, perché da lì si può trainare tutto il sistema pesca siciliano. Però ci vogliono le strutture, ci vogliono le infrastrutture. Noi abbiamo lanciato tanti allarmi, abbiamo creato insieme a tanti attori la filiera ittica Mazara, attraverso l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, attraverso il centro di competenza distrettuale, tanti strumenti sono stati messi in campo, tuttavia bisogna che ci sia una maggiore coesione, bisogna fare in modo che ci siano le condizioni per lo sviluppo e queste condizioni non sono solo gli operatori che possono determinarle, ma ci vuole una grande partecipazione di popoli e ci vuole soprattutto una grande partecipazione politica. Buonasera a tutti e benvenuti a questo consueto incontro, appunto, che il distretto produttivo della pesca ogni anno ha il piacere, appunto, di organizzare per i colleghi dell'informazione. Ovviamente quest'oggi anche qui tutto lo staff del distretto e quanti hanno collaborato quest'anno nelle diverse, varie attività del distretto produttivo della pesca e crescita blu. Ad oggi illustreremo un po' quelle che sono state le tappe significative del 2016 del distretto e poi insieme ovviamente sarà soprattutto il presidente Tumbiolo a indicare quella che è la nuova strategia 2017-2020 che vedrà impegnato appunto il distretto della pesca. Io ovviamente voglio ringraziare preliminarmente tutto lo staff del distretto perché questa attività, sì, volevo anche, insomma, tutte queste attività ovviamente sono il frutto dei colleghi, del lavoro dei colleghi e ringrazio voi colleghi della carta stampata, dei media, dei diversi media, insomma, per la vostra collaborazione fattiva e concreta e preziosa che durante l'anno. Adesso non mi dilungo più, anche perché insomma avrei molto da dire, però lascio la parola al dottor Giovanni Tumbiolo che illustrerà quanto fatto dal distretto nel corso 2016 e vi darà anche alcune novità. Grazie. Grazie a tutti voi. Credo che abbiamo preparato qui delle slide che io mi ritrovo qui nel mio leggio e vi sono molto grato. Preliminarmente Francesco l'ha fatto
Bruxelles è sentito di fare, io invece lo devo ribadire perché lo sento nel profondo del cuore, perché il 2016 è stato un anno veramente impegnativo, ricco di attività, di implicazioni, molte assai positive, ma un anno vissuto, travagliato con 100 iniziative, mestieri. Abbiamo pure cambiato pelle e infatti la prima slide che viene presentata è quella della nuova struttura del distretto, perché è stato presentato il nuovo patto di sviluppo distrettuale. Ma io prima di iniziare vi dicevo, sento il bisogno di ringraziare i miei più stretti collaboratori, tutti coloro i quali sono qui presenti, quasi tutti, che hanno con grande senso di sacrificio personale, li ringrazio ad uno, senza magari citarli per nome e cognome, ma desidero farlo perché questa attività si è resa possibile soltanto perché c'è stato un impegno profondo a livello volontaristico, direi, di queste bellissime persone. Ecco, se io ho un merito è quello di avere creato una squadra che è veramente una squadra di persone professionalmente capaci, di persone molto motivate e che credono soprattutto in questa idea, l'idea di un territorio che è quello siciliano, perché il nostro cluster, il nostro distretto, lo ricordo a tutti noi, è un distretto che la legge vuole che sia su base regionale. E queste persone hanno sempre gettato il cuore al di là dello steccato. Parlo di quelli che si occupano della progettazione, dell'ufficio innovazioni, delle ricerche, della segreteria, dei rapporti internazionali, l'ufficio della comunicazione. E beh, qui stendiamo un velo pietoso, c'è mezza pelle, non ci sono commenti, ragazzi, insomma, lasciamo perdere. Che siamo in diretta. Ah, bene, ecco, ci vuole, bisogna dirlo ad alta voce, è mezza pelle, che la mia croce è delizia, lo sanno tutti, quindi lui lo sa, lo so io, lo sa mia moglie, lo sanno, siamo a posto. Quindi abbiamo rinnovato il patto di sviluppo distrettuale con 122 imprese aderenti, molte associazioni il livello degli occupati, soprattutto nelle nostre imprese, è cresciuto. I dati che abbiamo scoperto andando a fare le rilevazioni dentro le aziende ci hanno impressionato, e hanno impressionato me, hanno impressionato gli studiosi, quelli dell'università. E ci siamo chiesti e domandati, in un momento di così profonda crisi, perché stiamo vivendo credo la crisi più profonda della storia del sistema pesca siciliano, abbiamo scoperto che le nostre imprese invece sono dinamiche, competitive, e partecipano alle nostre attività internazionali, alle missioni, hanno creato scambi e noi nel nostro piccolo, voglio dire, perché non è il compito, voglio dire, la storia di un'azienda la fa l'azienda, la fanno i loro manager, la fa il loro staff. Però il distretto abbiamo scoperto che è un ente utile. Ecco, questa è la buona notizia. Questo è un ente utile e ce ne accorgiamo ogni giorno, perché i nostri telefoni sono sempre più intasati, perché le richieste di attività, spesso anche collaterali alla vita delle singole aziende che si riconnettono al loro esercizio, alle loro funzioni, ai loro mestieri, la connessione con le istituzioni pubbliche, con altre entità private, ma soprattutto sul piano internazionale. Infatti il nostro distretto si è molto rafforzato sul piano delle relazioni internazionali, perché lì c'è una forte domanda. E qui rispecchia fedelmente un dato anche statistico nazionale. Le imprese che si internazionalizzano, le imprese che esportano, le imprese che hanno più relazione internazionale sono quelle che hanno, che tengono botta, che si difendono o addirittura, come dimostrato nel nostro caso, riescono anche ad avere delle performance positive. Quindi un'attività del distretto che soprattutto è stata fatta e rivolta azioni di innovazione tecnologica. Noi abbiamo già da anni, lo sapete tutti, messo sul campo una filosofia, una strategia
che è quella della blue economy, che all'inizio sembrava una sorta di smanceria, noi ci abbiamo lavorato eccetera, poi ci siamo accorti che tutto il mondo ha copiato questa terminologia che è nata dal nostro osservatorio della pesca del Mediterraneo. Quindi la blue economy è diventato un must per l'Unione Europea, soprattutto per i ministeri dei vari paesi e in particolare del mondo del Mediterraneo e dell'Africa. Non è un caso infatti che a Blue Sea Land, che è ormai diventato anche un luogo di incontro a tutti i livelli, pubblico e privato, e lì ci vengono proprio per studiare questo modello, per studiare questa filosofia. Noi abbiamo finito la rendicontazione di un grosso progetto nel quale si chiama Nuove rotte verso la Blue Economy. È stato chiuso questo progetto con un encomio, fra l'altro, non ce l'aspettavamo, da parte dei, perché sapete i controlli sono molto intensi, di primo livello, secondo livello, eccetera, e questi non guardano in faccia nessuno. Io sono molto contento e per questa ragione voglio ringraziare ulteriormente i miei collaboratori, perché hanno fatto un lavoro certosino, sono stati bravi, seri, composti, ordinati, e in questo progetto hanno collaborato 5 istituzioni scientifiche, più 49 aziende, un esercito di ricercatori, 312 ricercatori. 312 ricercatori in 2 anni e mezzo di attività, che hanno messo in evidenza un fatto, che in Sicilia c'è una alta qualità del tessuto innovativo, quindi ci sono istituti di ricerca che molto spesso sono stati distanti perché ci siamo guardati male il mondo della produzione e il mondo della ricerca e dell'innovazione. Ecco, il compito del distretto è anche questo, grazie soprattutto al lavoro dell'osservatorio della pesca del Mediterraneo, è quello di avvicinare questi mondi, per fare in modo che le imprese, anche quelle più piccole che hanno difficoltà ad accedere alle innovazioni, alla ricerca, alla sperimentazione di nuovi attrezzi, di nuove modalità, di nuove tecniche, possano avvicinarsi a un mondo che è molto distante, anche perché spesso gli scienziati parlano un linguaggio diverso da quello che parlano i pescatori o il commerciante o il piccolo trasformatore. Ecco, avvicinare questi mondi, ma soprattutto avvicinare le istituzioni agli uni e agli altri, è un compito che il distretto si è assegnato e piano piano stiamo cominciando ad avere i primi risultati. Bene, mi pare che tra l'osservatorio, ma soprattutto la rete dei distretti agroalimentari, è un'altra esperienza molto importante, quella di avvicinare non solo i distretti della pesca, ma anche quelli di tutto il mondo agroalimentare, perché si tiene insieme, noi l'abbiamo visto, la partecipazione a reti, la partecipazione a mercati, l'approccio ai mercati. D'altra parte, chi vende la, che ne so, porto un esempio, ma a titolo esemplificativo, chi fa la caponata, per esempio, che differenza c'è fra chi produce invece le acciughe sott'olio o sotto sale? Nessuno, sono gli stessi mercati, sono gli stessi buyer, quindi ci sono molte similitudini, soprattutto quando andiamo nel campo del prodotto trasformato, e c'è sempre più bisogno di prodotti trasformati di quarta, di quinta gamma, perché voi sapete che ormai l'abitudine a consumare prodotti pronti è sempre più diffusa. Non parliamo poi del pesce, il pesce fresco è una prerogativa di Mazara del Vallo e di Palermo, dove ancora resistono queste 4 pescherie storiche, ma il mondo è cambiato. Se uno va fuori da questi contesti ben identificati, ormai la diffusione del pescato è dentro la grande distribuzione, dove c'è un alto contenuto di servizio, dove il pesce te lo sfilettano, te lo mettono nelle vaschette, se non addirittura cucinato, preparato, eccetera. Quindi bisogna lavorare per costruire l'industria ittica, che è un pezzo dell'industria agroalimentare. Quando parlo dell'industria non parlo delle ciminiere, del vecchio stato, l'industria ittica è un modello, è una rete, è una filiera che si industria per fare in modo che il prodotto possa arrivare sul mercato con un alto contenuto di servizio. E questa è la vera prossima sfida, perché
la massaia non è più abituata ad andare a comprare il pesce, a pescarlo, eccetera, e soprattutto questo aiuterà molto la nostra economia. Poi parlerò di economia circolare brevemente perché non voglio tediarvi a lungo, ma la cosa importante è che ci sia un prodotto preparato, un prodotto che sia pronto da utilizzare e soprattutto per evitare che ci siano sprechi. Questa è l'altra grande missione che il distretto si è dato, evitare gli sprechi. Procedendo con un po' di ordine, dico che noi abbiamo lavorato attraverso alcuni meccanismi: l'osservatorio, il centro di competenza distrettuale, le attività legate alla finanza di distretto e l'accesso al credito. E qui mi pare che ci sono... Ecco, questa è una pagina importante della storia che si è segnata anche nel corso del 2016. Il passaggio del testimone fra il professore Vincenzo Fazio e il presidente Giuseppe Pace, a capo del vero cuore pulsante della nostra identità. Qui noi siamo ospitati dal centro di competenza. Il nostro padrone di casa da anni è diventato il centro di competenza distrettuale. Il distretto, per sua struttura, per suo statuto, per sua attività, è, come dire, l'organo di rappresentanza, l'organo istituzionale, il braccio operativo. Chi dà le carte è appunto il centro di competenza dal punto di vista amministrativo, gestionale, di portare avanti la baracca, ma soprattutto la cosa più importante, ed era nella diapositiva precedente, è l'organo scientifico, appunto l'osservatorio della pesca del Mediterraneo. Ecco, noi siamo molto orgogliosi, io in modo speciale, io e il nostro consiglio di amministrazione, siamo molto orgogliosi del fatto che esistano questi due importanti organismi, il centro di competenza e l'osservatorio della pesca. Questa è stata un'altra intuizione, un'intuizione dal punto di vista della governance, dal punto di vista istituzionale, e quindi dà la possibilità a questo, questa struttura scientifica e tecnica, di consentire alle imprese sottoscrittrici del patto di sviluppo distrettuale di passare a tutte quelle fasi così importanti, quelle dell'internazionalizzazione. E vedrete, qui c'è una carrellata, se andiamo un poco avanti, quella dell'internazionalizzazione. Ci sono state molte missioni politiche e istituzionali, qui ce n'è una emblematica che abbiamo fatto con il ministro, con il neopresidente Paolo Gentiloni, in Nigeria e in Costa d'Avorio. Ecco, qui siamo invece in Ghana, un'altra missione molto importante con la ministra del Ghana, con cui l'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo firmato un protocollo d'intesa che sta andando avanti alacremente, quindi con molti paesi, soprattutto dell'Africa occidentale, dell'Africa subsahariana, sono state avviate importanti relazioni. E qui altre due importanti missioni in Algeria e in Tunisia. Lì siamo accompagnati anche da alcuni produttori del settore dell'olio, delle olive da mensa, per dire come ci muoviamo in sinergia con gli altri distretti agroalimentari. E questa missione in Tunisia e in Algeria è stata una missione assai ricca, perché le nostre imprese sono ritornate a casa con un portafoglio di 12 milioni di euro di commesse, soprattutto nel settore della cantieristica navale. Tre cantieri navali hanno fatto contratti, hanno contratto importanti iniziative, importanti commesse. Bene, poi ci sono anche nel campo dell'internazionalizzazione, non finisco mai di segnalare, Club Ble Artisanal, questo progetto che per noi è stato il primo esperimento di carattere commerciale mediterraneo, la prima creazione di un piccolo marchio del pesce mediterraneo. D'altra parte, amici miei, voi lo sapete, il pesce pescato nel Mediterraneo è tutto uguale, cioè non è che il pesce pescato in Tunisia o quello pescato in Algeria o in Egitto o in Libia ha caratteristiche diverse, è tutto affatto. Il Mediterraneo è uno scrigno. Noi abbiamo la fortuna di stare al centro del Mediterraneo, Mazara del Vallo, la Sicilia stanno al centro. Dobbiamo utilizzare meglio questa posizione storica e soprattutto la posizione geografica. Ma abbiamo anche una responsabilità, e questo progetto
che è un progetto bilaterale con la Tunisia, ha mostrato come alcuni circuiti si possono chiudere, inglobando anche il sistema della distribuzione, del turismo, del piccolo commercio, della ristorazione. Quindi, vedete, le piccole cose però possono diventare grandi esempi per tutti. E appunto per le grandi cose io penso alla rete dei distretti agroalimentari, che è la rete delle reti. Cioè, oggi vanno di moda le reti, perché è inutile dire che Confindustria lì ha fatto, come dire, la voce grossa in questi anni di governo del paese, del sistema economico, produttivo, eccetera, e si è creato un po' di confusione, lo dico agli organi della stampa, fra le reti e i distretti. Sono due cose molto diverse. Il distretto è un organismo che ha una sua visione sociale. Il distretto è un organismo che ha una sua visione, una dimensione culturale, serve a un territorio per fare crescere le energie positive che servono, che sono utili a dare la spinta al sistema produttivo. Le reti sono organismi che servono a fare business, nascono per quello, fatto importantissimo, ma sono due soggetti che non hanno la stessa carta d'identità. Non hanno lo stesso DNA, hanno due patrimoni genetici diversi, e quindi è possibile che dentro un distretto ci sia una o più reti. Anzi, la notizia che vi do, perché non è che tutti sono specialisti della materia, che le reti più significative, quelle che hanno maggiore successo, nascono proprio dentro i distretti, perché dentro il distretto c'è l'humus, c'è un territorio che partecipa, c'è una vocazione culturale, intellettuale, e a questo serve, cioè creare distretto serve fare in modo che ci siano tante reti. E noi pure a Blue Zealand, se vedete, abbiamo creato alcune occasioni, abbiamo creato queste delle reti agroalimentari che abbiamo portato in giro, la rete dei distretti, e poi pure a Blue Zealand abbiamo creato un apposito spazio dedicato a tutti i distretti agroalimentari. Poi c'è il rinnovo del patto di sviluppo, ne abbiamo parlato prima, è stata un'esperienza molto importante, l'abbiamo definita il 30 agosto del 2016. È stata una esperienza dura, perché vedete, il mondo delle imprese in questo momento è assolutamente disaffezionato alla partecipazione associativa, ma invece la risposta è stata più che positiva, è stata sorprendente anche per noi e per gli esperti che hanno lavorato al patto di sviluppo distrettuale. Sul piano commerciale noi abbiamo avuto una serie di iniziative importanti con la grande distribuzione organizzata, abbiamo incontrato organizzato proprio qui a casa nostra con alcune operatori della grande distribuzione organizzata e di alcuni paesi. Abbiamo ricevuto due importanti delegazioni imprenditoriali, una nel mese di maggio, una nel mese di giugno, dall'Angola e dalla Costa d'Avorio e una dal Ghana, quindi, che era più piccolina però di grande efficacia, e quindi le nostre imprese hanno partecipato a questi B2B durante l'anno, per non dire poi quelli che si sono registrati in occasione di Blue Zealand, ma lì è un mare magno, come si dice, lì ci sono stati oltre 1500 incontri B2B e che sono stati assai utili. Qui vedo anche queste immagini molto belle, la partecipazione a delle fiere all'estero, al Seafood a Bruxelles, simpaticamente vedo lì la partecipazione di un convegno che abbiamo pure organizzato, un'iniziativa comune con il Parlamento europeo, con la Commissione Pesca del Parlamento europeo. Si distinguono in quella foto l'onorevole Marco Affronte e l'onorevole Sernagiotto, che sono due componenti della Commissione Pesca del Parlamento europeo, insieme al direttore generale della pesca della Tunisia, Fuad Mestiri. A proposito di Tunisia, ricordo che il neopresidente della Repubblica Tunisino è stato qui a Blue Zealand da ministro, e, anzi da sottosegretario,
E questo per dire che la Sicilia porta bene. Ora, se porta bene o male, sono punti di vista, perché Meschino, cioè, non lo invidiamo nessuno in questo momento di difficoltà che attraversa la Tunisia, a cui facciamo i nostri migliori auguri. E soprattutto rivolgiamo alla Tunisia un pensiero profondo, perché è di ieri, dell'altro ieri, la notizia che è naufragato un peschereccio a Madia e hanno perso la vita molti pescatori, si pensa 13, perché erano 14 a bordo, uno solo in questo fino ad ora è stato recuperato vivo. Quindi, come vedete, per noi le tragedie, vorrei che questo messaggio arrivasse forte e vibrante. Io ho mandato un messaggio al nostro amico Tayeb, al ministro della pesca della Tunisia, che è stato qui non più di un mese fa, e a lui, anche a Nureddin Benayed, il capo dell'UTAP della pesca. E credo che la solidarietà nostra debba essere, non è soltanto un atto dovuto, ma viene veramente dal profondo del nostro cuore, visto che noi con la comunità tunisina ormai siamo un tutt'uno. E quindi purtroppo le tragedie non mancano mai, così come non mancano mai anche altre tragedie che vivono le nostre famiglie in occasione dei sequestri dei pescherecci, di cui non si parla più. C'è questa guerra del pesce che è una guerra dimenticata, e prima citavo lì a fronte e citavo prima Sernaggiotto, che sono gli eurodeputati che hanno sostenuto. Uno è delle 5 Stelle, l'altro è di Forza Italia, ma chi se ne frega, scusate se mi permetto. Cioè, però, voglio dire, sostengono questa iniziativa. Anche altri, penso alla nostra cara amica Michela Giuffrida, hanno partecipato pure a questo dibattito. Noi abbiamo bisogno di coinvolgere tutto il sistema politico, e il distretto a questo serve, a parlare con tutti, a parlare con tutto il mondo. E in questo caso, qui vedo questa foto dove ho avuto la possibilità di parlare in occasione di un incontro che l'assessore Cracolici ha organizzato con il presidente del Consiglio, l'ex presidente del Consiglio Renzi, ed era presente soprattutto, e ho approfittato di quell'occasione, il ministro Del Rio, per parlare sostanzialmente di questi due grandi problemi dimenticati. Il primo problema è quello del porto di Mazara del Vallo. Questa è una oscenità, lasciatemelo dire. Questa è una cosa che non si può sopportare. Cioè, sono 10 anni che se ne parla, ne parlano tutti. Abbiamo organizzato pure qui, abbiamo messo a disposizione questi spazi per fare incontrare l'autorità dell'ingegnere Foti, con l'assessore, con il funzionario, con tutti, con il vice sindaco, hanno partecipato tutti. Cioè, è una cosa che è fondamentale. Vi prego, in questa circostanza, siccome nei prossimi giorni, io lo so, che gli animi si stanno già riscaldando, perché io sento anche i nostri pescatori, i cantieri, gli operatori, siamo tutti ormai disaffezionati, però la rabbia comincia ad alimentare. Noi dobbiamo evitare che questa rabbia esploda in modo non controllato. La rabbia bisogna manifestarla, ed è giusto così. Bisogna che ci sia da parte di tutti i cittadini, perché la questione del porto non interessa solo il pescatore, l'armatore o il cantiere o chi rende i servizi portuali. Interessa tutta la comunità peschereccia e non solo mazzarese. Sbaglia chi pensa che sia un problema di Mazara. Quello del porto di Mazara è un problema che investe il sistema pesca siciliano. Mazara è la prima a soffrirne, l'economia mazzarese è la prima ad indebolirsi, ma a cascata ne soffre tutto il sistema pesca siciliano. Quindi sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto si possa definire in un ambito locale, non è così. Quindi bisogna alzare il tono della protesta, il tono, il livello, l'interlocuzione. Mercoledì io avrò un incontro all'assessorato alle infrastrutture con l'assessore a ramo, l'assessore Giovanni Pistorio, perché sembra che sia in una fase di definizione la problematica relativa all'illuminazione del porto, che è già un enorme
che è un enorme problema e che già sarebbe un bel segno, voglio dire, se partisse subito questa gara e si riilluminasse il porto sarebbe un bel segno di fiducia. Però il problema è quello dell'escavazione. Voi sapete che è stato dato un diniego allo sversamento dei fanghi nella colmata B, e questo comporterà ovviamente un periodo di ricorsi, di ulteriori ritardi e di ulteriori costi a carico di tutti. Questo è un problema che va risolto alla radice, e noi possiamo organizzare tutti i tavoli che vogliamo, ma se le competenti autorità non si danno una smossa, noi possiamo gridare quanto vogliamo. Qui è un problema politico che la politica deve risolvere. Noi non abbiamo avuto la capacità di alzare ulteriormente il tono della nostra voce, ma lo faremo ulteriormente, incoraggeremo gli operatori a non abbassare la guardia. Quindi faremo tutto quello che c'è da fare al servizio della nostra comunità, perché questo è un problema troppo serio e troppo grande. L'altra questione è quella che è stata posta al Presidente del Consiglio dei Ministri, è quella relativa alla guerra del pesce. Questa è una guerra che senza fine. Io negli ultimi mesi mi sono occupato di ben quattro situazioni di criticità, una in Egitto, in Tunisia, una a Malta e una, udite udite, in Italia. Perché l'altro giorno, dovete sapere, che mi ha chiamato il vice ministro, con la delega alla pesca della Libia, l'autorità di gestione, dicendo: sai caro Giovanni, la capitaneria di porto italiana ha sequestrato un peschereccio libico. Ora voi capite che quello, ho detto: ma scusa, perché non fai una bella nota verbale attraverso il tuo ministero? Ovviamente io ho indicato la strada che lui conosceva bene, però ha preferito evidentemente rivolgersi al distretto della pesca. Perché? Perché ormai in queste criticità tutti sanno che noi abbiamo creato, grazie anche a Blue Sea Land, grazie al Forum del Mediterraneo, grazie al Foro per l'Africa, una rete relazionale che consente di dare le informazioni di prima mano. Però questa, signori, è materia troppo delicata, è materia complessa, articolata, dove gli interessi sono tanti e assai compositi, che bisogna fare in modo che si istituisca in Sicilia una task force per queste attività. Io la task force la costituirei per altre cose, cioè la sostituirei con una task force per la pace, non per la guerra. Cioè bisogna creare tanta cooperazione, tante occasioni di incontro, tante occasioni di affari, tante occasioni di interessi comuni per superare, perché è l'unica maniera per poter superare la guerra del pesce. Non ci possiamo fare la guerra, non possiamo lavorare sempre di diplomazia o in punta di diritto, in punto di diritto. Non è così, non si può fare così. Bisogna creare le occasioni per lo sviluppo comune. Ecco perché io penso che il futuro della nostra attività, se andiamo avanti, è quella appunto della cooperazione trasfrontaliera e transnazionale. Non c'è altra strada. E in questo scenario Blue Sea Land rappresenta sicuramente una grande occasione di dialogo, di incontro. Io quindi annuncio che già dal 5 all'8 ottobre del 2017 passeremo alla sesta edizione. E la quinta, voi lo sapete, è stata ricchissima di attività, 1500 incontri B2B, queste cose già ve le abbiamo raccontate un sacco di volte, 52 delegazioni, che è, credetemi, una enormità, e con risultati abbastanza significativi. È stata sancita la partnership fra la Repubblica del Ghana e l'assessorato regionale all'agricoltura per la commercializzazione e per la promozione del cioccolato di Modica. È stato avviato il protocollo fra il distretto della pesca e l'autorità generale della pesca libica, quindi non abbiamo mai abbassato la guardia, perché la Libia è il futuro soprattutto della pesca alturiera, della pesca in acque profonde.
e tante altre cose. È stato fatto l'accordo con il Banco Alimentare, che per noi è stato un grande onore e un grande privilegio. Adesso è cominciato però il lavoro. È un bel sacrificio, quindi c'è un bel esercito di volontari che si sono messi al servizio di questa importante attività. E poi vorrei ricordare a tutti le due manifestazioni, quello della i Guinness dei primati, della Cubaita e del pane punzato. E credo che questo sia un evento nell'evento, siano stati due eventi significativi perché hanno messo insieme tanti pasticceri di tutto il Mediterraneo e li abbiamo portati in un luogo simbolico, ricco di simboli, che è la Casba di Mazara del Vallo. E poi il riconoscimento di questo duro lavoro, che è la targa del Presidente della Repubblica. Ecco, questa per me, forse per me e per tutti i nostri collaboratori, è stata la più grande soddisfazione. Questo ci ha ripagato di tutti i sacrifici che abbiamo fatto e credetemi, credeteci, ne abbiamo fatto veramente tanti, tanti, tanti. E questo è un bel risultato che vogliamo dedicare a tutta la città di Mazara del Vallo, all'amministrazione comunale, all'amministrazione regionale, ai vari ministeri che hanno aderito a questa iniziativa con orgoglio, con senso di partecipazione. Quest'anno è stato ancora più bello perché, vedete, sarei un ipocrita se dicessi che negli anni passati non c'è stata qualche distonia. Quest'anno invece la partecipazione convinta dell'amministrazione comunale ha semplificato le cose. Ecco, quando c'è collaborazione, questa è la prova provata che i risultati sono sicuramente migliori. E quindi già ci prepariamo per l'anno prossimo con una serie di attività, una lunga serie di attività che arricchiscono il quadro di una manifestazione che diventa sempre più significativa per la nostra comunità. Per il 2017 abbiamo presentato qualche giorno fa all'assessore Cracolici e al direttore generale Cartabellotta la strategia. Siamo andati in riunione con il consiglio di amministrazione, con i rappresentanti degli organi del nostro distretto, cioè dell'osservatorio della pesca del Mediterraneo e con il centro di competenza. Abbiamo manifestato questo interesse. Quello che accadrà nei prossimi anni nella strategia del 2017-2020 sarà una rivoluzione silenziosa, cioè quella dell'economia circolare nell'economia blu. E cosa c'è dentro questi progetti? Ci sono veramente tante cose. C'è soprattutto la rigenerazione delle risorse, l'utilizzo razionale delle risorse pescate e quelle che sono portate a terra. La prima cosa, il primo obiettivo che ci siamo posti è quello di fare in modo che i rigetti in mare siano una quota molto, molto piccola, perché è uno spreco il fatto che ormai, siccome il consumo è il mercato è drogato, cioè tutti vogliono pesce spada, tonno, gamberoni, casomai un poco di sogliolo, un po' di triglie, un po' di naselli ed è chiusa la festa, cioè non va bene così, bisogna consumare quelle 400 specie che sono pescate dai nostri pescherecci, soltanto che molte di queste vengono ributtate al mare perché il mercato non le gradisce. E allora bisogna cambiare le regole del mercato, bisogna fare in modo che questo bene di Dio, queste proteine nobili vengano recuperate. Però il pescatore non può sopportare il peso, il pescatore non può da solo sopportare il peso di questo onere di recuperare un prodotto che al momento non ha mercato. Quindi bisogna che la politica intervenga attraverso progetti mirati e sostegni compiuti per incrementare l'economia reale, perché se questo non è, andremo sempre peggio. E allora bisogna fare in modo che si recuperi questa parte di energia, questa energia naturale, questi prodotti che non sono al momento utilizzati al mercato. Penso a 100 specie, ma immaginate tutti i suri, le spatole, varietà enormi di pesce azzurro che andrebbero valorizzate.
Ecco, ci vuole una buona campagna di informazione, ci vuole una grande disseminazione culturale nelle famiglie, nelle scuole, bisogna che noi cambiamo le nostre abitudini alimentari, bisogna che ci riconciliamo con la natura, questa è economia blu, questa è economia circolare e su questi progetti noi intendiamo lavorare. La quota degli scarti di lavorazione pensiamo e immaginiamo, e abbiamo già avviato con il nostro osservatorio alcune progettualità da destinare per esempio all'attività di allevamento, di acquacoltura, che è auspicabile che cresca sia l'acquacoltura marina sia nelle acque interne. E c'è uno sviluppo interessante, i nostri nuovi associati di acquacoltura, lacustre e fluviale si sono avvicinati. Questo è fare distretto, questo mettere insieme e questo riutilizzare le risorse in modo circolare è per noi una necessità. E poi lasciatemi finire con un'altra delle iniziative che noi intraprenderemo e vogliamo portare la politica su questo piano. Cioè, voi avete assistito in questi anni a questa rottamazione dei mezzi di lavoro. Sono state rottamate e rottamati decine di pescherecci e allora non funziona così, perché intanto questo significa perdere lavoro, significa perdere attività, perdere mestieri, significa contrarre l'economia, e invece noi abbiamo bisogno di recuperare questi beni e, siccome accadrà, perché accadrà che ci saranno altri pescherecci demoliti ed è nelle cose. Non bisogna fare sì che per delibera, per decreto, per legge questi pescherecci debbano andare distrutti. Molti di questi sono pescherecci che potrebbero navigare ancora per 20-30 anni e allora la necessità di utilizzare questi natanti a fini con una fruizione, per fruizione turistica, culturale, per ragioni di formative, sociali, capite cosa significa? Significa dare luogo a nuove attività, a nuovi mestieri, a fare in modo che ci sia una vera riconciliazione, una rigenerazione di risorse che invece andrebbero disperse. D'altra parte, lasciatemelo dire con convinzione, questo a me pare un vero sacrilegio, quello di distruggere natanti spesso che hanno magari 15 anni di età, che potrebbero navigare per altri 40 anni. È un sacrilegio distruggere natanti in attività, è un vero sacrilegio, perché sono stati, io penso, costruiti con enormi sacrifici da parte di armatori, di pescatori, ma con il concorso anche spesso pubblico, e quindi tutta la comunità ha contribuito e ha avuto un onere per mantenere in vita, per creare questi pescherecci. La loro riutilizzazione io credo che sia un dovere etico e soprattutto recuperare questo patrimonio è una finalità con finalità sociali, culturali, collettive comunque, e credo che sia un dovere da parte di tutti. Quindi muoviamoci come movimento di pensiero in questa direzione. Il distretto lo ha già fatto, chiedo al mondo dell'informazione di cominciare a lavorare per evitare che accada quello che è accaduto fino ad oggi, che venga distrutto un patrimonio che è costato non solo a chi ci ha lavorato, a chi con grandi sacrifici l'ha costruito e che molto spesso per ragioni di bisogno è costretto a demolire, ma è costato anche a tutta la comunità. Quindi io credo che questa sia anche una maniera per impegnare queste risorse e trasmettere esperienze positive. Io immagino tanti pescatori che possono essere reimpiegati come cultori dell'attività marinare, che possono essere impiegati in queste nuove attività turistico-ricettive, culturali, e mi pare che sia la migliore maniera per fare in modo di ricircolare, di mettere in circolo quelle esperienze, questo grande patrimonio che la comunità peschereccia siciliana in particolare rappresenta a livello mondiale. Bene, io qui mi taccio, penso di avere fatto questo excursus dicendo che il 2016 è stato veramente un anno ricco di implicazioni e che dal 2017 in poi ci siamo già sbracciati
per metterci subito all'opera per fare in modo che questo distretto sia sempre di più un soggetto utile. Se ci sono domande, sono a vostro servizio. Grazie a tutti voi. Prego. Su questa bella idea della fruizione culturale, sociale e turistica degli eventuali pescherecci, che non è etico, come dicevi tu, rottamare, che cosa significa concretamente? Cioè, qual è la linea giuridica? Che percorso si deve intraprendere? Ci sono delle associazioni che si devono fare promotrici? Allora, facciamo chiarezza così. E questo è un punto molto È successo bello. Questo, sì. E negli anni è successo, prima era consentito che il peschereccio è demolito, cioè da dismettere, veniva dismessa la licenza di pesca. In alcuni casi addirittura il peschereccio veniva trasferito all'estero, e qui i soliti furbi, cioè io rottamo qui la barca, no? Rottamo la licenza, sostanzialmente trasferisco il mio peschereccio in Tunisia, mi faccio una società in Tunisia e continuo a pescare nelle stesse acque. E allora, per evitare questo, ovviamente il Ministero della Pesca, il Ministero delle Politiche Agricole, che è competente per questa attività, oppure in alcuni casi è successo che veniva destinata il peschereccio per finalità formative, ma di fatto, voglio dire, senza più una licenza di pesca, questi pescatori continuavano a pescarci facendo finta che stavano facendo una lezione a quattro ragazzi di scuola che magari non c'erano. Quindi, allora, il tema è, bisogna che i furbi si mettano da parte, bisogna colpire i furbi, ma non è che uno può buttare l'acqua sporca con tutta la creatura, e questo è il vero problema. Quindi bisogna che nei decreti di attuazione, delle norme di attuazione per la misura destinata alla demolizione, venga prevista la rottamazione della licenza di pesca, che non c'è più. Quindi quell'attività di pesca non è più consentita. Però può essere consentita, per esempio, un'attività di formazione di pescatori, di formazione di giovani leve, ovviamente con tutti i controlli del caso. Quindi controlli nei punti di sbarco, controlli, ci vogliono occhi aperti da parte di tutti, questo sì, oppure con attività diverse, finalizzando questo a attività di pescaturismo, quindi magari eliminando attrezzi più impattanti e sostituendoli con attrezzi occasionali, voglio dire limitati soltanto a pochissime giornate legate a titolo esemplare per una manifestazione, voglio dire, occasionale di una bordata, quindi è sempre con strumenti non impattanti e finalizzati soprattutto al consumo diretto dell'equipaggio e degli ospiti dell'equipaggio. Ma soprattutto io penso all'utilizzo di questi mezzi anche per giovani, per cooperative, per attività culturali, per attività anche ricreative, cioè attività diverse dalla pesca, perché l'obiettivo è quello di diminuire lo sforzo di pesca, non dobbiamo essere, e soprattutto puntare sul pescaturismo, soprattutto puntare su forme di ristorazione a bordo, limitando la cattura soltanto all'attività finalizzata allo scopo per cui viene attrezzata la barca. Quindi mi pare che questa sia un bel esempio anche di circolarità. Altre domande? Abbiamo soddisfatto tutte le domande. Bene, possiamo finire qui. Io vi ringrazio, non ho parole per esprimere il mio profondo apprezzamento a tutti voi, perché capisco che durante le feste di Natale è un sottrarre tempo al proprio lavoro e alle proprie famiglie, e ringrazio ancora i miei collaboratori per l'enorme sacrificio che ogni giorno fanno per mandare avanti questa baracca con questo popò di attività, di iniziative e soprattutto di mestieri che noi vogliamo sempre di più coinvolgere e mettere in atto, mettere in pratica attraverso la buona pratica che è quella del distretto della pesca. Grazie a tutti voi.